Sì, grazie. Solo per esprimere il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questa proposta presentata dalla consigliera Di Biase. È un atto che va assolutamente condannato, come vanno condannati tutti gli atti di violenza che vengono perpetrati nei confronti di chiunque. Questo ha un valore, un sapore molto forte perché le immagini che abbiamo viste trasmesse nei vari TG sono veramente raccapriccianti e devo dire mi ha molto colpita stamattina la dichiarazione di questo ragazzo che con gli occhi tumefatti raccontava la telefonata con la madre che gli diceva: torna a casa, cosa fai lì? E questo è veramente un qualcosa che fa accapponare la pelle perché lascia un'immagine di una città che non deve essere quella, perché Roma non è questa. Roma è una città aperta a tutti, è una città che mira all'accoglienza, è una città che proprio per le sue tradizioni deve tutelare l'immagine, deve garantire a tutti di poter vivere all'insegna della civiltà e della comprensione reciproca. Non voglio parlare di tolleranza, perché già tolleranza va in qualche modo a ghettizzare, secondo me. Quindi è una città che deve accogliere tutti, soprattutto quelli che con regolare permesso vivono e fanno dei lavori che magari i nostri non vogliono nemmeno fare. In questa direzione, tra l'altro, ci stiamo anche muovendo come Commissione Scuola, anche come Commissione delle Lette e come Commissione Politiche Sociali, proprio per lanciare dei segnali concreti e per far sì che all'interno delle scuole, per esempio, si ricominci a proporre delle iniziative e delle attività che possano educare e insegnare il senso civico. Abbiamo bisogno proprio di riacquistare il senso della formazione, il senso dell'educazione, perché il branco non deve più esistere. Queste sono azioni che vengono compiute da chi vigliaccamente cerca sempre di operare in branco e poi singolarmente si nascondono e voglio dire sono fondamentalmente definibili vigliacchi perché solo in gruppo riescono a fare azioni di questo tipo. Devo dire che la sindaca già appena saputo di questa vicenda ha subito voluto rappresentare la ferma condanna a nome proprio della città di Roma, per cui noi come Movimento 5 Stelle non possiamo che approvare una proposta di questo tipo e ringrazio nuovamente la consigliera Di Biase per averla presentata. Grazie.